Sono l'ora 17 del 10 gennaio 2019, mi trovo in località 10 Lire, comune Luco De Marzi. Ammiriamo questo splendido panorama, adesso faccio una videata a 180 gradi. Quello là è il cimitero del comune di Luco De Marzi. Poi là sopra è la zona della città Ancizia di oltre 6.000 anni fa. Anche vediamo in quell'altra parte c'è la città di Penne, antica, della città Ancizia. Vabbè, poi ci ho fatto anche dei report, dei video, dove si vede tutto quel traffico sopra e la strada provinciale che collega la città di Avezzano, Luco, Trasacco, Longo, Villa Vallonga ed Ortucchio. Vediamo qui in fondo le meravigliose vette di Monteveleno di 1487 metri se non erro. Vediamo Celano, le montagne sopra Ovindoli, Cerchio con le vette che combinano con Secinaro. Qua adesso non si vede, però là sotto c'è Pescina, c'è San Benedetto. Qua dietro i miei alberi, sopra il mio terreno di centro delle luci, là c'è Trasacco e là le montagne di Villa Vallelongo. Adesso io mi trovo qua adiacente a questo meraviglioso fossato, opera idraulica, è stata pulita e hanno restaurato il deflusso delle acque. Adesso io accendo, ho acceso la luce, si vede meglio e vediamo qua. Mi piego, osserviamo, ecco, una cimarruga morta, guarda quanto è bella, l'acqua che scorre piano piano, vedi, anche se un po' gelata, però guarda, questo è l'argine, questo è l'altro argine e lungo quel canale abbiamo una meravigliosa noce, ecco qua, l'hanno salvata, come pure hanno salvato pure questa noce, perché questo logicamente devono ripulire. E qui abbiamo, vedi, c'è l'erba, la flora. Vabbè, adesso è un po' freddo, però sono salito un po' qui sopra. Sentite il dolce rumore del transito dell'auto. Qua l'aria è un po' fresca, però è pura. Tra un paio di mesi qua ricominciano subito i lavori. Vabbè, auguro una buona giornata a tutti. Anzi, se ingrandisco così con l'obiettivo del coso, là in fondo dove ci sono quei vapori c'è la cartiera Monte Salviano, giriamo piano 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 e quella zona industriale qui sotto è la variante, ecco qua, vedi, io adesso sto a indicare con un pezzetto di vite, ecco qua, vedi, adesso piano piano vedi, veramente non è che va tanto piano quest'auto. Questa va piano, questa di qua, questa invece cammina abbastanza spedita, vedi, senti, vedi, cammina, cioè, qua c'è chi va piano e chi cammina veloce. Là abbiamo i meravigliosi terrazzamenti agricoli della città Ancizia, teniamo conto, questa è tutta zona archeologica, lo stesso qua, La città Ancizia è molto estesa, si estende da sopra il cimitero, arriva fin qua sotto e prosegue anche lì, in quel tratto là, vicino al futuro ponte adiacente alla variante. Sopra ci sono terrazzamenti agricoli e sopra la montagna là c'è come un altipiano e abbiamo, si va verso la Cunicella. Comunque non tutti sanno che la città Ancizia è molto estesa, più antica di Alba Fucens, e abbiamo anche un'altra vasta zona archeologica del comune di Luco De Marzi, sita sul lato sud. Quindi Luco De Marzi, per chi non lo sa, ha una ampia estensione archeologica. E adesso, non lo so quanto adesso, guarda, sta sorgendo la luna, guarda che magnifica luna, guarda, guarda, oh. Comunque, come il mese di gennaio, non è tanto freddo, la temperatura è mite, qui adesso, tra poco, qua è pieno di ortica,
e ci si troveranno molte ciammarghe sicuramente. Vabbè, qua vediamo diverse stratigrafie del terreno e anche del... Adesso scendo piano piano, guarda, sto coi piedi, qua bisogna stare attenti. Allora, man mano da là sotto fin qua sono circa 300 metri, però per far scorrere l'acqua qua è sempre più profondo, quindi là meno gelato. Là si vede il dislivello maggiore, qua vedete, qua è gelato. Aspetta un po', adesso posso rompere. No, ho fatto un buco, vedi? Ho fatto un buco, dove sta? Ecco qua, un buco con la cosa della vita. Vedi? Ah, adesso vi porto da una bella parte. Quanti minuti sono? Sì, 5:55. Quindi ho tutto il tempo, perché questo più di 10 minuti non faccio. Qua sarebbe la carreggiata dove ha transitato l'escavatore per ripulire. Vi faccio ammirare una splendida tana, dovrebbe essere la volpe, La volpe ha fatto una tana, io lo so perché sto sempre qua. Questo è il mio terreno, qua a 50 metri di distanza, vedi? Anzi, da qua vediamo anche il panorama di Luco De Marzi. Vedi? Adesso per il momento stanno raccogliendo, l'unico prodotto che c'è rimasto sono le carote. Forse qualcuno ha adesso uccelli, oh. E dove vanno? Eccole qua, eccole qua, eccole qua. Vedi? Va bene. Questo qua è un nido di cornacchia sopra il mio albero di cose. Là, di pioppo. Continuo qua, qui sono tutte stradine interpolate, ecco un altro gruppo di uccelli, fammi ingrandire, belli, 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 attrazione, adesso vedono pure gli aironi, di tutti e di più. Allora adesso sono quasi arrivato, fra 30-40 metri, vedi qua c'è tutto cosa, fra scame, ma questi poi con l'intemperie, col cosa, diventa tutto congelo, tutto brutto fertile. Qua era pieno, erano qualche anno che non si ripuliva, però qua ho il comune, il consorzio di bonifica, ogni tanto fanno della buona manutenzione. Allora, dove sta? Mi ricordo che sta in questi paraggi. Dovrebbe stare qua un po' più avanti. Vedi, qua l'acqua aumenta, aumenta l'acqua. Oh, potevo passare quell'altra parte, so. E sta qua la tana, potevo scavalcare il fosso. Comunque, ah no, sta qua più avanti, secondo me sta qua più avanti. La tana. Non mi ricordo che ci sta qua la tana. Dovrebbe stare qui. Qui. Sì, sta più avanti. Eccola qua. Adesso non ho detto bugie. Ecco la tana di volpe. Oh, non è che ci sta la volpe. La faccio pure che è abbandonata. Anzi. Adesso ho l'occasione, l'opportunità, considerate che è notte. Ehi, guarda quanto è profondo, oh, ma è lunga, guarda, va. Adesso c'è un rudente. Oh, ma qua ci stanno due tane. È profondo, una magnifica tana. Oh, no, non devo aver paura. Sì, ma guarda com'è profondo, oh. Introduco la mano. Vabbè, va, questo è l'ingresso, continua, adesso sai che faccio, vedete qua, quando sono? 9 minuti e 10, vabbè, fino a 10 questo non so, fino a quando prende. Oh, la natura ti riserva tutto, è bello passeggiare qua, aria fresca, aria di campagna. E questi sono gli alberi che ho messo al centro del mio terreno. Io ho un terreno, un ettaro di terreno che ho ereditato dai miei genitori e man mano che cadono i rami li raccolgo e attacco le fascine, ecco qua, vedi? Queste sono le fascine di frasche pronte all'uso per accendere il fuoco. Li finiamo di qua e vediamo il magnifico panorama di Luco De Marzi.
Vediamo tra sacco dove ci sono le luci, le montagne di Villavallonga e questo tutto il territorio Comune Luco de Marzio. Ammiriamo Luco, il mio paese. Luco de Marzio, ricco di storie di agricoltura, soprattutto di archeologia. Vediamo il cimitero. Là sopra, vedi? Ecco, si sente il traffico. Abbiamo la strada provinciale qui sotto. Guarda qua, vediamo Luco, 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 Luco. Il lato nord si prosegue, adesso sono forse 17:10 più o meno. Venite a Luco, chi viene trova di tutto e di più, cortesia, gentilezza, ospitalità, paese di lavoratori. Luco, grandi lavoratori, pieno di agricoltura, braccianti agricoli. Luco è il paese che ha la maggiore estensione di terreni agricoli nel Fucino. Ha fatto sacrifici e ha comperato terreni. Guarda. Vabbè, mi fermo qua. Auguro una felice serata a tutti. Buonanotte.